Natale di festa anche per gli ultimi. Nelle comunità di Sant'Egidio di tutta Italia il tradizionale pranzo di solidarietà. Con Laura Casona siamo stati in quella di Roma. Vediamo. Dalla tarda mattinata cominciano ad arrivare qui in piazza Santa Maria in Trastevere a Roma i tanti ospiti invitati al pranzo di Natale organizzato dalla comunità di Sant'Egidio. Anziani soli, famiglie in difficoltà, persone senza fissa dimora, immigrati, si ritrovano a festeggiare in un clima di amicizia e solidarietà nel giorno in cui il peso della solitudine diventa per molti insopportabile. Se non fossi venuto qui sarei stato per strada a vagabondare, rimediare qualcosa per mangiare. Nella vita bisogna stare in mezzo ai poveri per capire cos'è la vita. Se stai in mezzo ai ricchi lo capisci, è con il povero che capisci. Mahfoud e Gemma, siriani, sono arrivati in Italia con i corridoi umanitari e 4 giorni fa si sono sposati. Siamo lontani dalla guerra, per questo siamo contenti e per questo siamo qua. Ci stiamo rassegnando al dolore degli altri in guerra. Qui, da questo Natale, Natale di solidarietà, Natale del Vangelo, parte un messaggio di pace. Terminata la messa, la Basilica si trasforma in una grande sala da pranzo. Ogni invitato ha un posto assegnato. Decine di volontari si uniscono alle persone della comunità che ogni anno rendono il Natale una vera festa affinché nessuno si senta escluso.